grazie DJ, questa mi piace troppo, quella che batti le mani e fai pop pop. Come ti chiami DJ che sei caruccio? Come ti chiami? DJ Mazzo. DJ Mazzo, perché ti chiami DJ Mazzo? No, i bambini all'ascolto, non si può. Però questa poi lo spieghiamo. Okay. La puoi rimettere un'altra volta DJ Mazzo, per favore? Cioè, te l'ho mai fatta la richiesta. La rimetti? Certo. Tanto lo pagano uguale. Secondo me potrebbe essere, una volta parliamo anche della playlist dei matrimoni. Veronica, ci fai per favore un rapporto dettagliato del matrimonio dove andrai venerdì, giusto? Venerdì c'è già tra l'altro una playlist a cui lo sposo ha chiesto di aggiungere canzoni se avevamo qualcosa. Le richieste. Ma genere per capire? Allora, considerando che siamo, io nel dettaglio sono amica del liceo, quindi canzoni vecchissime. Anni 90. Esatto. Ma c'è la band o c'è il DJ? C'è il DJ. Comunque, c'è anche il telefono che sta affattando dei problemi, perché gli ascoltatori ci chiamano su questo numero. Non ci dovete chiamare, grazie. No, venite bloccati poi. Grazie. Poveri, perfetto. Poveri. Mi fa molto ridere che se lavori in radio, in qualsiasi matrimonio, se lavori in radio, lui lavora alla radio, quindi ci capisce di musica. Vieni qua, scegli la musica, ma io non so il e poi ti domandano: che dove vai? Lavoro col Tiro Medusa. Vabbè, devi dire prima. No, chiama il parcheggiatore per mettere la musica. Pensa come viene considerato i matrimoni Danilone. Buongiorno Zozzoni. Buongiorno. Allora, ultimamente io sono stato un anno fa a un matrimonio dove c'era anche Veronica. Ma qual era l'aliason? Qual è il legame? Amici di palestra? Amici di CrossFit. Amici di CrossFit, sì, che erano, io li conosco da sempre. Però a questo matrimonio c'era un gruppo, questi fighettini che hanno tutta Roma Nord. Sì. Molto Roma Nord, molto, proprio Cortina d'Ampezzo. La zona franca di Roma, quella quasi ormai. Ti dico, due persone di servitù minimo, vero? No, che due. Non si contava. Il giardiniere per il balcone. Il pulmino, quello della Volkswagen, per farsi le foto dentro al pulmino. Però c'era questo gruppo molto bravo, ma molto fighettini, che erano sul vintage. E appena sono arrivato, io ho visto subito, loro mi hanno adocchiato. Cioè, hanno detto, questo darà fastidio. E avevano questi microfoni, come si chiamano? Quelli d'acciaio, sì. Alla Elvis. E secondo me erano molto gelosi di quei microfoni. La serata è finita con io che facevo i cori con quei microfoni. Praticamente in bocca. Spero li abbiano sterilizzati. Non so, spero sì. Ma se li hanno sciolti. E poi ti domandi perché la polizia ti fermi sempre. Ha detto: possiamo chiarire questa cosa? A me mi fermano. Perché hai la faccia da bandito. No, ma non è vero. Sei un ex finanziere, hai la faccia da bandito. Addirittura io, uno degli ultimi controlli che mi hanno fatto, mi hanno fermato, mi sono fermato, ho tirato giù il finestrino e ho confessato subito di avere un faro della macchina, quelli di posizione, fulminato. Carabinieri ha guardato, fa: ah, non me ne ero accorto. Ho sbagliato. Scusate se ho la voce un po' bassa e sono un po' stanco. Ieri sera ho fatto tardi per vedere Nadal Djokovic. L'una e mezza è finita più o meno. Ma non finiva più, però uno spettacolo incredibile, ragazzi. Uno spettacolo incredibile. Dove si è tenuto? Sentiamo come lo dici. Roland Garros. Bravo. Detto bene. Perché la S va fatta sentire, un'eccezione. E io, ma cosa sapevo? C'è scritta Roland Garros. No, perché in realtà il francese vorrebbe dire che sono un'eccezione. Roland Garros. E prima di iniziare il mio intervento, la mia puntata, faccio come Nadal: metto le bottigliette precisamente in fila per diagonale per darmi energia. Perché lui lo fa per quel motivo. Quindi andiamo con la sigla. Se l'era pensata sta roba qua. No, adesso ci ho pensato. E ora, cazzottino? Piccolo. Prima del ponte, un ricordino. Con i tre zozzoni sono gente che vale. Oh, bevevo la birra. Avanti con Danilo. Botta! Questo è tornato ad essere abbastanza potente, complimenti. No, te l'ho dato di piatto, discreto, tranquillo. Dai, era quasi una carezza. Andiamo subito con diciamo fatto caso. A proposito di microfoni, guardate quanto sono basso, diventato veramente bravo. Guarda. Ci hanno fatto caso che ricordiamo che è il rinnovo, Danilo. C'è la busta e per il Tiro Medusa. Comunque, la lettera e c'è scritto sopra Carolinus. Ieri mi ha tirato le orecchie. Non lo dovevi dire quella cosa.
detto, non la dovevi di dire. A proposito di microfoni, ci hanno fatto caso che i cantanti ci mettono, prima di un concerto, ci mettono mezz'ora a mettere a posto l'asta. Hai visto? Certo. L'asta va arriva al tecnico, più su, più giù. Come inizia il concerto, via, staccano il microfono e tengono il microfono tutto il tempo in mano e addirittura con l'asta ci gigioneggiano. Sì, alla Freddie Mercury, sì. Ci hanno fatto caso che le persone di una certa età... Cosa ci fanno? Ci? Gigioneggiano. Hai imparato un termine nuovo. Bravo, bravo. Ci hanno fatto caso che le persone di una certa età, mio padre, che ha Natalone, che fa la sera, si mette sul divano, si sdraia, sì, su, fa zapping per mezz'ora lì, boom, boom. Addirittura adesso si è imparato anche un po' a usare Netflix. Sta lì mezz'ora fa, poi che fa alla fine di mezz'ora? Si vede il solito western all'italiano. L'altro giorno si stava a vedere per un pugno di dollari. Io ho detto, ma quante volte tu sei visto? E poi a metà del film si addormenta. Però, vabbè, poverino, cioè, sta scelta. Facci tu in cantina da mattina alle 6, poi ne parliamo. Dai. Vabbè, c'è nato lui perché. C'è... appunto, però quello dorme. C'è nato lui per 40 anni apposta. Cioè. Ilarita, ci abbiamo fatto caso che quando metti le patatine fritte, adesso, quelle, sì, nel pacco, le metti nella ciotola, riempi la ciotola, però le patatine le continui a mangiare dentro al pacco. Cioè, perché ne avanzano sempre un po'. Lo fai, io lo faccio anche col gelato. Il gelato lo metto nel bicchiere, sì, per farmi la mia. E poi le prime 3-4 cucchiaiate gliele do. Andiamo con la piegatura. Sì, sì, meglio. Piegatura. Meglio così. Meglio. Andata bene. Furio, sei diventato più critico degli altri. Hai ragione, perdona. Sono ancora arrabbiato per la tirata d'orecchie, sai com'è. Cioè, ma... adesso che abbiamo fatto sta roba qua, non voglio crearti ansia, ma lì non si ascolta, 8:43 ascolta sicuro. Secondo me da questo c'hai mai fatto caso? Dipende. Non è mio, è di Vale. Che vuol dire? Allora dipende da Vale. Sei nelle mani di Vale. Ci ho fatto un aperitivo sabato con Linus, col sindaco di Bari. Non gli ho fatto fare figuracce. Potevo fargli fare figuracce. Ma lui in quell'occasione ti ha detto qualcosa? No. Ti ha detto, poi parliamo. Secondo me ha fatto pure finta di non conoscere. Ha schivato l'argomento in tutti i modi. Il motivo ci sarà. Vale ci scrive: ci hanno fatto caso che ti fanno un complimento per una cosa che tu indossi, sì, e quella persona no. Aspetta, ho sbagliato. Rifà. L'attenzione. Mettiamo un disco. Sì. Ci pensi e poi riapriamo. Sì. Così te la ripassi. Okay, Linus, non ero io. Non ero io, Linus. È la prima volta in vita mia che sbaglio, non ci hanno fatto caso. Certo. Siamo tutti qui incollati a vedere che cosa accadrà. Però 342 00 00 700, c'è qualcuno che... Allora state creando un caso che non esiste. Ci hanno detto da Milano che Linus ha interrotto la preparazione di DJ Chiama Italia proprio per sentire la tua piegatura. Ha chiamato anche tutti i vertici. È lì con le cuffie, c'è lui, e per farti capire c'è John Elkann che sta ascoltando in questo momento. Allora, senti, però c'è gente che ti va per te, vai. Io non lo conoscevo Danilo da Fiumicino, ma da quando l'ho conosciuto, soprattutto su Instagram, mi fa sempre l'una di notte con le sue storie reel. Numero uno, Danilo! Dai, Danilo! Quindi che significa? Che sto ragazzo non mi seguiva in radio, mi seguiva su Instagram. Infatti. E io da Instagram l'ho portato in radio. Però, l'altro aspetto è che, volendo, un altro lavoro ce l'ha, che è quello di Instagram. Non sbattimento. Allora, senza pressione, ci hanno fatto caso che se ti fanno un complimento per una cosa che tu indossi, che è bella, tu subito al volo, dopo che ti hanno fatto complimento, subito. Tu vedi, però già rifallo, dai, con ritmo, dai, non lo interrompiamo. Vai, quando ti fanno un complimento per una cosa che tu indossi, secondo me se l'hai perso, dai. Vai, e lo devi far tutto, tutto, dai. Ma no, dopo c'è una rubrica bellissima. Ma no, dopo. Vale ci scrive: ma fatto caso che ti fanno un complimento per una cosa bellissima, sì, che hai comprato. Tu poi sei subito tenuto, gli dici subito dove l'hai comprata. Subito. Dopo che ti hanno fatto il complimento, e quanto l'hai pagata? Ti senti tipo in colpa, soprattutto se hai pagata poco, capito? Dici, ma ho pagata 5 euro, ma non ti ho chiesto quanto hai pagata. Basta, era questo. Passiamo alla rubrica bellissima. Ha ricevuto una telefonata lì. Non ho sentito, per fortuna. Vai, rubrica bellissima. Allora, questa rubrica ha un nome semplice, sì, si chiama Le piccole soddisfazioni della vita vanno festeggiate al massimo, al massimo. Basta sasticella sempre alta. Teniamola bassa. Per piccole cose esultiamo. Ad esempio, meglio, gioiamo delle piccole cose. Okay. Ma no, gioiamo, proprio esultiamo, caroselli, tutto qua, pullman scoperti. Ma dove vuoi andare a parare? No.
sembra ci sia vissuto una settimana fa. Quando vai a comprare il cocomero, allora 9 volte su 10 compri il cocomero, te lo carichi, arrivi a casa, lo apri e fa schifo. E tu moglie sappia con te, tu gli dici: ma io ho bussato, ho fatto di tutto, niente. Invece quella volta su 10 volte è buono, regà. Lo apri e allora che devi fare? Tu devi esultare, il cocomero è buono! Il cocomero è buono! È zuccherino! È zuccherino! Andiamo a Berlino, Gabriele! Come bere zuccherino! Tu immagina, torni a casa così, capito? Tutte le volte che inseriamo la chiavetta USB. Questa roba è insensata, vabbè. Tutte le volte che inseriamo la chiavetta USB, tu sbagli, visto? Sbagli, sì. Primo colpo, minimo 3 volte sbagli, ma quella volta che azzecchi alla prima botta, la chiavetta entra la prima botta, tu devi esultare, devi. Come? È entrata subito alla prima botta, entrata! Mi stai spaventando, mi stai spaventando. Troppe aspettative. un'altra. No, Dante, scusa, per capire solamente, tu ci scommetti molto su questa rubrica. Questa ormai è una figata. Io e Patrizio mi ha detto: guarda, questa è la rubrica del secolo. Certo. Voi dovete esultare per tutto. Ti diamo una mano. Esultate con me, provate. Però provate. Se qualcuno conosce la persona con la quale Linus adesso ha il telefono, non fatelo attaccare. Cioè, tenetelo distratto a lungo. Provate a esultare con me. Sì, quando tu al bar chiedi una fetta di crostata, il barista ti dà la fetta più grossa senza che tu gliel'hai chiesta. È la fetta più grossa. E l'hai pagato uguale a quella piccola. E dai! La fetta più grossa! Fanculo il sistema! Fanculo il sistema, per la fetta di questa costata. Rubrica è bellissima. L'ultimo, quando tu sta stanco morto, te butti sul divano. Tu butti sul divano proprio sfinito tutto quanto. E in televisione c'è il programma di merda proprio che non ti piace, e c'hai l'ansia che il telecomando sta sul tavolo e te dovresti, invece ti giri e il telecomando sta lì vicino a te e tu ne esulti. Posso cambiare canale e il telecomando non me devo alzare. E che canale metti? Deal with it. Bravo! Don't forget the lyric. O il contadino cerca moglie. O l'Eurovision. Don't forget the lyric. E Danilo, il canale 69. Pure il 69, Radio DJ. E me vedo Linus. Me vedo pure la replica di DJ Capitale. Diciamo esperimento riuscito.